Sì. Parli anche rumeno, parli? No, 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 la verità no. Però poco. Mi piacerà apperarmi italiano. Come ti chiami innanzitutto? Io mi chiami Vincent. Vincent? Sì. Sei francese, non so. Sì, francese. Sto girando. Piacere, mi chiamo Pietro anzi. Piacere. Sto girando Italia a piedi con la carriola. E come ti è venuto questa cosa qui di girare l'Italia a piedi con la carriola? Questa idea qui com'è venuta? Per l'avventura. Unicamente per l'avventura, i incontri, i possibili aperami italiano. Perché no? Te dormi per strada? Sì, tutta la vita qui. Te dormi per strada? Sì, strada, spiaggia o possibile campeggio per la doccia. Qualche ostello. Da quando hai cominciato a fare il Giro d'Italia? Da dove sei partito per fare il Giro d'Italia? Sì. Sei partito? Inizio Genova 5 giorni fa. 5 giorni fa, quindi sei ancora all'inizio. 5 giorni fa Genova. Okay. Dopo Genova un poco la costa, e poi passo di Braco come ciclismo Giro d'Italia. Okay. E dopo 5 Terre, e la costa Sarzana, e dopo tutta la strada della costa e via Reggio. Questa idea qua nella tua testa da quando ce l'hai? Come ti è venuta? Da quando è? Esmi quattro volte con la carriola. È la quarta volta che ho fatto? Sì, la prima volta in America del Sud e la seconda volta a Francia, tutto lo Alpes. E dopo Giro di Corsica e este anno Giro di Italia. Sì. Quanti anni hai? E io 30. E ora vorresti fare il Giro d'Italia completo? Sì, il mio obiettivo sì, completo. E quando lo dovresti completare questo Giro d'Italia? Come? Quando lo dovresti completare? Quanto tempo? Quando pensi di finire il Giro d'Italia? Ah, quando pensi? Quando sei finito? A finire? Tre mesi. Tutto estate. A fine settembre è finito il Giro d'Italia? Sì, penso che sì. E poi dopo, quando finisce il Giro d'Italia, cosa fai? E come io esplico, è possibile trasferirmi in Romagna. Ah, di andare in Romania? Sì. Sai che io... come ti chiami? Vincent. Vincent, non ce l'hai danzata a modo di nulla? No. Questa roba qui, cosa tieni qua? Fammi vedere, cosa tieni qua? Sì, la gomma è rotta, primo giorno. Però, soluzione qui? Ok, vai a giro anche con la... Incontri una gommeria, cambio. Come si è bucata questa roba qui? Come l'hai bucata? Non ho capito. Come l'hai bucata? Come hai trovato un sasso o qualcosa? Molto aereo. Troppo aereo. Ah, troppo aereo è scoppiato. E pa! Sì. E qui per la spiaggia? No aereo, per la spiaggia migliore. Ah, bravo. Come Paris-Dakar. Complimenti. L'hai fatto, diciamo così, per te stesso, per vivere una vita più libera? Sì. Con la carriola e... Ma hai sempre fatto con la carriola questi giri? Sempre sì, con... sì, tutto con la carriola. Ma come ti è venuta l'idea di la carriola? Io lavoro con Terre. Con? Con Terre. Che significa con Terre? Con Terre di asfalto. Ah, ok. Con Terre. Ah, te facevi il muratore? Sì, manovale. No, muratore, asfalto. Asfalto. Sì, però solo asfalto di mani. Ho capito. Sì. Tipo autostrada, facevi le strade, così facevi. Sì. No. E ti è venuta l'idea, e ce l'hai anche da mangiare qui tutto? Sì, tutto. Mangiare qui, tutto mangiare, frutta per la colazione, e qui cose, gomme. Ah, quindi te sei un operaio edile? Come? Te sei un operaio edile, sì. Facevi l'operaio edile, diciamo così. No. Operaio stradale lo facevi? Io? Sì, facevi l'operaio stradale. Facevi. Mi lavoro? Sì. No, asfalto mani, peatonal. Ah, vabbè, operaio facevi manovale. Sì. E ti sei rotto i coglioni di questa vita? Mira, lì. Qui asfalto. Sì. Asfalto. Mi carriola del lavoro. E cosa pensano i tuoi genitori, la tua famiglia che hai lasciato il lavoro, hai mollato tutto e hai cominciato a fare il giro di Italia? Ok, mi papà siero, muerte, lo due.
Solo una sorella. Solo una sorella? Sì. Ah, quindi diciamo che è stata una scelta tua, diciamo che la famiglia non ci ha messo parola, non ci ha messo bocca la famiglia. Sì, mia mamma ha accidente moto e mio papà ospedale, un anno ospedale e morte. Capito. Sì, sì, sì. È un po' di Nutella, vedo qua. Ti piace di mangiare la Nutella, eh? Ti piace la Nutella, fratello? È la rente che regalò della rente. E ora dove, regalo, verso, regalo. Dove stai andando ora? Verso dove stai andando ora? Scendi verso Roma ora. Ora? Sì, vai verso Roma, giù per fare il giro, no? Grosseto, Roma. Ah, sì, sì, la strada? Sì, la strada. Sì, sì, tutta la costa. Per me costa miglior perché con spiaggia incontri doccia e puoi lavare. Sì, lavare. E per mangiare meglio che montagna. E mi sembra nei supermercati comprare da mangiare queste cose qua. Nei supermercati per mangiare, compri se lunga, queste cose qui, per fare la spesa. Per mangiare, per sì. Me nei supermercati, compri acqua, metti nella carriola e contieni sì. Il viaggio. Contieni. Sì, sì, sì. È come. Vendi braccialetti, cosa fai? Sì, sì, vendo braccialetti per finanziare un poco il viaggio. Ah. Sì, perché a Italia è vita cara. Quanto hai fatto un conto quanti soldi ti servono per finire il viaggio più o meno? Quanti soldi? Non lo so, non lo so. La rente dice che sud non tan cara. Vita. È meno cara la vita. Meno caro, sì. Con la carriola va bene. Sì, va bene perché no gasolina. sì. È gasolina qui. Grazie mille, fratello. No, grazie a tu. Ciao. Ok, ciao. Faccio due